Taranto, Castello Aragonese, sicuramente è un punto di riferimento nella storia importante, le antiche tradizioni legate a questo simbolo e la storicità di questa città così importante al centro del nostro servizio odierno. Attraverso la Marina Militare ci siamo accreditati per una visita guidata all'interno del Castello Aragonese di Taranto. Seguiremo appunto attraverso questa visita un po' la storia del castello e le sue origini. Noi entriamo all'interno ringraziando innanzitutto coloro che ci hanno dato la possibilità di realizzare questo servizio, innanzitutto la Marina Militare. Venite con noi, vi raccontiamo il Castello Aragonese di Taranto. Vieni. Siamo all'interno del Castello Aragonese di Taranto in compagnia del primo maresciallo Donato Di Cillo. Benvenuto su questa nuova versione di By Night. È sicuramente un impegno della Marina Militare importante che appunto racconta un po' tutte le vicissitudini del castello, la sua antica storia e quello che il castello è oggi come simbolo di una città che vuole crescere. Benvenuto su By Night e grazie per l'accoglienza e un saluto lo rivolgiamo all'ammiraglio Ricci, che sicuramente ha concesso tutti i permessi di questo caso. Allora, Donato, ci daremo del tu durante questo percorso, portiamo la conoscenza del nostro pubblico, la vita e che cosa rappresenta oggi il Castello Aragonese di Taranto. A te la parola, da dove cominciamo? Benvenuti, logicamente comincio con dare il benvenuto anche a voi al Castello Aragonese, un benvenuto mio personale, diciamo, va bene? Ma logicamente lo estendo anche da parte della Forza Armata che rappresento, giustamente come avevi preannunciato, la Marina Militare che ha un ruolo particolare, importante per quella che è la nuova vita del Castello Aragonese. E partirei giusto immediatamente col dare qualche informazione a livello storico di quello che è la struttura. Il Castello Aragonese viene costruito tra il 1487 e il 1492, quindi in pieno periodo aragonese, va bene, con gli aragonesi, viene ricostruito sopra una fortezza medievale che già quindi qui esisteva, viene completamente, in questo lasso di tempo, viene completamente rasa al suolo, viene abbattuta,
appunto dagli aragonesi, e viene ricostruita con una costruzione, con una struttura, diciamo, completamente diversa dalla precedente, perché cambiano sostanzialmente quelle che sono le tecniche di guerra. Si passa da una tipologia di guerra piombante, cioè cercare di lanciare addosso agli assalitori pietre, frecce, materiale incendiario, no? Tutto quello che poteva in un certo senso impedire quella che era l'attacco del soldato, insomma l'assalto alla fortezza. Insomma, arrivano gli artiglieri, arriviamo verso la fine del 1480 con l'avvento dei turchi, arrivano le artiglierie, quindi c'è una grossa evoluzione, non dico l'invenzione, perché insomma le artiglierie già nascono agli albori del 400, ma verso la fine del, appunto, del 1400 c'è questa grande maturazione, grande evoluzione sia per le polveri da sparo che per le artiglierie, quindi diciamo in maniera sostanziale cambia il modo di fare la guerra, ed è per questo che quindi cambia anche la tipologia della struttura. Ecco, un dato curioso è quello che mentre qui nasceva tutto questo, c'era tutto questo, quindi c'era già un trascorso, dall'altra parte del continente veniva scoperto. Cristoforo Colombo scopriva l'America. Gli aragonesi rispetto a Cristoforo Colombo che tipo di cultura avevano? Io molte volte lo specifico, no? Abbiamo in visita scolaresche, quindi dei bambini, dove sicuramente loro hanno, non dico poca attenzione, però magari tralasciano dei dati che possono essere più o meno particolari, quella appunto della data, no? 1492, però noi spesso facciamo proprio questo accostamento giusto per avere un riferimento, un valido riferimento storico, quindi molte volte i bambini simpaticamente, diciamo, mentre insomma dall'altra parte si scopriva l'America, da questa parte avevamo già fatto un bel periodo di storia. Quindi sicuramente gli aragonesi, tecniche di costruzione molto, molto regolari, molto precise anche nella struttura. Una battuta, quindi loro erano proprio allo stato brado, noi eravamo già avanti, però adesso loro ci hanno superato. Di gran lunga. Qui di abbiamo gran lunga. Un plastico donato, che è stato donato proprio di recente, e quindi se ne vuoi parlare... Sì, è un plastico che viene realizzato dal signor Adolfo Reale in concomitanza, insomma, di tutta la sua famiglia, quindi papà, sorella, un grosso lavoro a cui loro hanno dedicato veramente tanto tempo, dei mesi addirittura, ed è stato presentato qui al castello, diciamo inaugurato nell'occasione anche della presentazione dell'ultimo... di un nuovo libro dell'archeologo ufficiale del Castello Aragonese, il dottor Giletti, in merito a quello che è il suo lavoro qui di stanza al castello dal 2007 al 2011. Quindi in concomitanza di questo avvenimento è stato presentato questo plastico, ripeto, costruito da questa famiglia, è stato regalato alla Marina Militare, al castello, ed è un plastico che rispecchia perfettamente quelle che sono le misure, costruito in scala 1 a 100, quello che è il disegno iniziale, quindi come si presenta nel 1492 si presenta il castello. Possiamo spostarci sì. In questa rappresentazione, dove si vede l'antico torrione che poi fu praticamente demolito, abbattuto. Per dare proprio la possibilità al ponte girevole di insediarsi tra la città vecchia e la città nuova. Ma questo sacrificio, chiamiamolo così, fu ben voluto a suo tempo? Beh, ben voluto. Molte volte simpaticamente, ad esempio, l'ammiraglio Ricci ci risponde a questa domanda. Pensate un attimo che qualche tempo fa addirittura c'era un progetto
adesso non so di chi e quando, insomma, dove era, volevano addirittura abbattere completamente tutto quanto il castello. Sì. Quindi simpaticamente lui risponde in questa maniera, no? Alla fine, insomma, possiamo anche dire meno male come è andata. E lì questo torrione, praticamente, questi erano i torrioni d'affaccio sul mare, sì. No? Chiaramente, come dicevi già prima, l'intento era quello di proteggere l'assalto dei predatori e di tutto quello che proveniva dal mare. Do qualche informazione anche per quanto riguarda il sito, no, del castello. Allora, il castello, partiamo noi da questa galleria, noi siamo all'interno della galleria meridionale, la galleria meridionale che praticamente in questa piccola sala studio, diciamo, abbiamo sistemato alcuni disegni come questi che rappresentano quello che la struttura, abbiamo detto, nel momento di partenza. Quindi come nasce la struttura nel 1492, e nasce in un sito abbastanza particolare, nasce su una normale, naturale depressione del Banco di Carparo. Dovete immaginare che tutta quanta l'isoletta della Città Vecchia viene divisa, no, dall'attuale canale navigabile, oggi dal Ponte Girevole, dalla parte di Levante, o dalla parte invece a ponente, dal ponte, solitamente chiamiamo a Taranto noi, il Ponte di Pietra, Ponte di Porta Napoli. Sì. Quindi tutta l'isoletta della Città Vecchia nasce su questo enorme Banco di Carparo, che è questa, vedete, è la pietra di costruzione madre di tutto quanto il castello, ed è una pietra molto dura, molto resistente, quindi tutto questo nasce sopra, ne fa da fondamenta, da basamento, essendo, diciamo, un appoggio veramente molto, molto valido e molto solido. Quindi il castello nasce proprio in un angolo dove c'è una naturale depressione di questo Banco di Carparo, che rappresenta l'attuale canale navigabile, ma rappresentava anche anticamente quello che sostanzialmente alla fine era il fossato del castello, ma strategicamente rappresentava un punto di difesa dove bisognava dare una continuità, una certa continuità per quanto riguarda la difesa, e una certa attenzione, perché poteva dare facile accesso attraverso questo piccolo insediamento la parte a nord, arrivare in quel punto, quindi nel Mar Piccolo, e di lì, diciamo, la costa arriva a livello del mare, quindi era molto facile per quanto riguarda un eventuale nemico prendere la città alle spalle, mentre invece tutta la parte a sud, la città di Taranto, la città vecchia di Taranto, si difende, diciamo, in maniera naturale abbastanza bene, perché lì le coste sono molto più alte e sono rocciose, quindi bisognava dare un punto di difesa aggiuntivo a questo accesso. Quindi il castello nasce proprio in questo piccolo avvallamento, come dicevo inizialmente, nasce dopo la distruzione del vecchio castello medievale, e nasce con questa struttura, 5 torrioni, va bene, nei vertici, la parte quindi a levante con il torrione del San Cristoforo, che è il più grande di tutti, 28 metri di diametro contro invece i 18 metri di tutti quanti gli altri torrioni, il torrione del San Lorenzo e il torrione del Sant'Angelo, che giustamente, come stavi preannunciando, 1883-1887, diciamo, quello è il periodo, viene completamente distrutto, viene abbattuto per fare posto al primo ponte. Ponte Girevole, questo è il secondo, quello che abbiamo. È venuto nel 1958. Ponte San Francesco di Paola. Il nuovo castello, ricostruito tra il 1487 e il 1492, aveva una forma vagamente simile a quella di un aquilone, con 5 torrioni rotondi posti agli angoli della costruzione, più bassi e più massicci dei precedenti, e denominati San Cristoforo, San Lorenzo Sant'Angelo, verso l'attuale canale navigabile Annunziata e Bandiera, verso la Città Vecchia. Torrioni e mura avevano la stessa altezza, 20 metri, e quasi lo stesso spessore, circa 7 metri di torrioni, 8 metri di mura. Verso il Mar Grande fu aggiunto un puntone triangolare, chiamato impropriamente Rivellino, per migliorare la capacità di difesa del fossato, ampliato dagli aragonesi sino a raggiungere una larghezza di circa 25 metri.
Ricordiamo che il nome del castello aragonese fu Castel Sant'Angelo anche. Eh beh, denominato insomma proprio in onore di questo torrione, certo. Castel Sant'Angelo, insomma Castello Aragonese o Castel Sant'Angelo, sì. In memoria di questo torrione che appunto viene, che ormai non c'è più. Quante stanze ha il castello? E quante ne visiteremo? Le visiteremo un bel po', le visiteremo un bel po' e... Va bene. Ci spostiamo in qualche altra stanza? Come no, certo. Andiamo. Voi continuate a seguirci.